La crisi della Grecia continua ad essere al centro dell'attività europea dopo che l'Europarlamento ha deciso un evento straordinario su questa situazione nel corso delle prossime ore. Restano chiuse le banche e la borsa di Atene dopo la decisione del greco Tsipras in merito alla Banca Centrale Europea che ha deciso di non concedere ulteriore liquidità. Se fallisce l'euro, fallisce l'Europa, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre il suo portavoce ci fa sapere che la decisione del referendum del prossimo 5 luglio sarà rispettata. Mi sento tradito perché non si prende in considerazione gli sforzi personali e degli altri, ha detto il Presidente della Commissione Europea Juncker. Il Premier italiano Renzi, in un Twitter in inglese, dice: il punto è il referendum greco, non sarà un derby tra la Commissione Europea e Tsipras. Nuovo incarico per Franco Metta. A 3 settimane dalla sua elezione a sindaco della città di Cerignola nel Foggiano, avvenuta il 14 giugno scorso, è stato eletto presidente del consorzio del bacino Foggia 4. La nomina è avvenuta all'ora di pranzo di lunedì. A favore della sua elezione i comuni di Cerignola, Ortanova, Stornara, Stornarella, Ordona e Carapelle, mentre si sono astenuti i sindaci di San Ferdinando, Trinitapoli e Margherita di Savoia. Nella sua nuova veste il presidente nominerà anche il futuro manager per quanto riguarda la questione rifiuti. Novità clamorose emergono nella inchiesta sulle partite comprate dal Catania Calcio condotta dalla Procura della Repubblica del capoluogo etneo. Il presidente della formazione calcistica Boldirenti, in un lungo interrogatorio, ha messo in evidenza di aver comprato 5 partite al centro dell'inchiesta. Lo ha affermato in una dichiarazione agli organi di informazione il procuratore capo della Repubblica di Catania, Salvi. Boldirenti ha ammesso di aver avuto dei contatti per condizionare il risultato di alcuni incontri. Intanto, per quanto riguarda gli altri indagati, le posizioni sono contrastanti, da c'è chi nega a una situazione del genere a chi si avvale della facoltà di non rispondere. Comunque è probabile che gli interrogatori degli altri inquisiti nella vicenda proseguiranno nei prossimi giorni.